Oh, bene. Allora, io abitando al centro storico, esattamente in Via Giulia, dove abitava anche Carlo Verdone, e io frequento da sempre, anche adesso, un bar famosissimo che sta dietro alle spalle di Piazza Farnese, che si chiama Piazza Santa Caterina della Ruota. Lì c'era un'officina meccanica di nostri amici, di miei e di Carlo Verdone, e ci siamo conosciuti lì andando a aggiustare una macchina. Poi è nata, diciamo, un'amicizia perché io ho fatto i complimenti, avevo visto i primi due o tre film di Carlo Verdone, già l'avevo visto a Non Stop, insomma molto bravo. Da questa amicizia così, diciamo, facciamo la schedina insieme, ovviamente mettendo sempre a Roma vincente e non vincevamo mai, come al solito. E un bel giorno mi disse, ci vedevamo spessissimo, sempre in questo bar, nelle vicinanze, vuoi fare un film con me? Ma sai, io sono rimasto un po' destucco, dico vabbè, io non ho mai fatto cinema, no? Sono un bello spettatore del cinema, però da qui a fare un film mi sembra. Dice, no, beh, lui mi disse: se tu resti come sei, così, in poche parole, naturale, questo tono ce l'hai già di voce, a me mi va benissimo. Tant'è vero che mi invitò in uno studio della Cecchi Cori, mi fece un leggero provino, così, ma proprio una cosa leggera, mi disse: non ti preoccupare che vai bene così. E da lì ho girato questo film. Ti pareva, oh? Porco Giuda infame ladro. Ma tagliamoli sti vini, no? C'hanno 300 anni l'uno, ma quanto li volemo far campare? A Verdone di me sarà piaciuto sicuramente la mia naturalezza, il mio modo da romano greve, con questa voce, con questo timbro che va bene, specialmente per le battute sui film, insomma. A un marendo, chi dovresti da essere? Ma come, non mi riconosci? No. Sono Fabris. Fabrice, ma che mi sta a pià per culo? Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris, primo banco a destra. Ma non ci provà, tu ci hai avuto un crollo. D'ottavo grado dalla Scala Mercalli, però, eh. E dai, non esagerare, Sono anche passati 15 anni, Eppure per me sono passati 15 anni, te. Ma lo vedi come sto? Guarda che robetta. Io sto in forma smaglianta, oh. Quando cominciai a scrivere con Benvenuto e De Bernardi questo film, idea che a loro piacque moltissimo, mi ricordo che il grande Leo Benvenuti disse: non hai paura questa volta anche di fare un po' di dramma? Io dissi: no, io lo voglio fare perché io vengo da una serata di ex compagni di scuola che è stata non squallida, ma molto molto drammatica. Va bene, allora ci siamo. Ma che state a fare? L'appello, abbiamo voglia di giocare. Sì? Postiglione Ottavio! Starcessu! Saltalo, saltalo, per carità! Si attacca a raccontare la sua vita, siamo qui fino a Ferragosto, saltalo. Rufolo Piero! Presente? Oh, e a lei che cosa è successo? Si è rotta la coppa dell'olio. Lei è il solito deficiente, Rufolo, intendevo nella vita. Ah, nella vita? Sì, ma io sarei docente. Però, e in quale università? Ma io non ho parlato d'università, comunque insegno materie letterarie. Dove? Dove? A un liceo privato. Voce! A un liceo sulla Gassi. Allora perché usi il termine docente? Chiamati onestamente insegnante. O supplente o precario. No, scusate, mettiamo i puntini sulla i. Io non sono di ruolo, io sono di straruolo. Allora, insieme a Benvenuti De Bernardi ci mettemmo a scrivere quest'idea. La comunicai a Mario Cecchigori, che era il produttore del film. Lui la prima cosa che disse: quanti siete? Dico: beh, io ho pensato all'incirca 16-17 attori. Lui disse: cosa? 16-17 attori? Non si fa nulla a Natale con 16-17 attori. Ma che coglionata di film è quello? Dico: ma dai, faccelo scrivere, abbiamo finito il soggetto. Prenderete schiaffi da tutti a Natale. Ma porco Giuda! Lino, Lino, dai, è tornata sì, la dai, luce! Mi sta scoppiando la vescica, se no ti aveva portato il catetere, tanto non avevo più una Ricomponi, ti ricomponi! Ma guarda sto figlio di puttana. Con Cristian andavo molto d'accordo, ma con Cristian abbiamo sempre avuto dei rapporti che ci si capisce al volo. Siamo molto simili nel cogliere certi dettagli, certe
certe piccole osservazioni. Altri invece avevano dei caratteri un po' più difficili, per esempio Alessandro Benvenuti era un solitario, era un attore che stava sempre per conto suo, proponeva delle cose, voleva in qualche modo poi cambiarle, discutere, insomma bisogna armarsi di santa pazienza, però accogliere, ascoltare giustamente un po' tutti quanti. Vi voglio più sorridenti, ecco, sorridete reduci, sorridete, guardate in macchina, bravi, sciolti e disinvolti. Fabri, se fa uno sforzo, sorride. Fermi tutti! Ecco. Alzate le mani contro il muro! Che? Non tentate nessuna reazione! Questa è una roba... è uno scherzo! Sono i sordulli! Fermi, fermi, un amico, è uno scherzo! Ma guarda... Ma chi sono sti domatti? Ma vi volete levare, Cristo! A Ciardulli c'è sempre il solito stronzo. Ma Ciardulli, ma quanti anni hai? Ma compagno di scuola forse è uno dei più bei film di Carlo, se non il più bel film di Carlo, quindi è un bel ricordo stare dentro a un film così importante. Poi io in quel momento ancora non avevo avuto il successo che poi ho avuto con i film che faccio a Natale, e quindi per me era importante starci. Mi ricordo che quando Carlo mi ha offerto di fare questo film, io lessi la sceneggiatura di Benvenuto Bernardi e mi disse: ma sai, grande freddo all'italiana, e volevo fare il personaggio che poi ha interpretato Alessandro Benvenuti, Santo La Mazza. Piano, sostenetegli la schiena, anche la testa, gli ciondola, non lo vedete? Ma tu comandi, allora vieni tu che sei pratico. E non posso, sono la via del disco, sono 6 mesi che lo porto in giro. E ti ricordi Ciardulli? Mike Foster? No. Brando, Tony Brando. Brando? È lucidissimo. Sì. Piano, piano. Brando. E il patata, te lo ricordi il patata? Patata. Patata. Beh, no, scusate però, no. Mi ha lasciato una striscia di rumaghe, mi ha lasciato. C'è una fontanella. Piano, dai. E lui mi ha detto: no, devi fare Tony Brando, che poi Brando è il nome di mio figlio, io ho un figlio che si chiama Brando. Ed era un personaggio terribile, perché è un personaggio schifoso, diciamo. Io ho detto: ma come faccio a farmi? Io mi vergogno col culo da fuori. E invece poi mi ha detto: ma no, ma guarda, invece è una cosa che non hai mai fatto nella tua vita, perché tu fai sempre questi belloni, questi ricchi, questo è un personaggio invece alla Dustin Hoffman. Allora questa cosa mi ha gratificato moltissimo, mi ha convinto, e poi ho cercato di farlo a mio meglio, tirando fuori quelle note tremende. C'è una scena dove addirittura mi ha fatto chiedere l'elemosina col piattino in bocca come un cane, e gli amici mi dicono: ma tante vergogne, ma che cazzo mi frega a me, continua a che... Quella è una scena, un capolavoro. E anche un'altra scena molto divertente che mi ricordo era quella con Bernabucci, quando cerco di vendergli un Sironi. Ma c'è il Cine Viola? Certo, è del periodo pessimista, che è il più raro. È valutato 90 milioni, gli ho detto lo regalo per 20, capito? Ma che ce faccio? Come che ce fai? Soltanto il prestigio e la classe che ti dà. Questo se ti attacchi in ufficio c'è uno scatto, da così a così. Oh, ma mi stai a coglionare? Io c'ho un centro carni, se mi attacco questo va la reclami della carne guasta. E quello era un personaggio fantastico, lo devo dire. Non mi è più capitato di fare un personaggio così nero. Gli sceneggiatori mi hanno sempre rimproverato una cosa. Noi avevamo scritto un film, comico e anche un po' drammatico. Ma così cattivo no, ma come è uscita fuori quella cattiveria? Per dirlo loro, che erano poi degli sceneggiatori cattivi come il Benvenuto De Bernardi. Non lo so nemmeno io perché mi è venuto così. Non era certamente per la serata passata con i compagni di scuola, quella è una cosa più squallida. Però quel film, secondo me, c'è tanta sincerità, c'è tanta verità della vita. E alla fine questi personaggi si rappresentano per... Non so, l'ho sempre immaginati come persone, come studenti pieni di speranze, pieni di aspettative, e poi invece la vita ad ognuno di loro aveva dato qualche magagna, qualche tristezza, qualche inciampo, qualche illusione. Anche i cazzi. I cazzini. Anche i sospensori. Il primo giorno, che era il primo agosto del 1988, il primo giorno che si gira il film, questo è stato girato su una villa
in una villa dell'Appia Antica. Andando verso la villa, speravo da non arrivare mai, perché mi era preso un po'... Poi una volta arrivato dentro, Carlo mi ha messo subito a mio agio, mi ha presentato un po' a tutti, sono andato al trucco, ho cominciato a fare amicizia e abbiamo cominciato, insomma. Silenzio! Dopo qualche settimana... Era una bella atmosfera. Io poi in particolare avevo legato con, lo dico con dispiacere, mi è dispiaciuto molto, con Natoli, che purtroppo è deceduto un paio d'anni fa. Diciamo che con lui legavo, ho legato, perché intanto mi incoraggiava molto, mi diceva sempre guarda che te sei meglio, non condividevo io, però vabbè, insomma. Poi andavamo a cena insieme, in pieno agosto, con lui, anche con altri, ma soprattutto con lui. Io ho un bel ricordo di Natoli, perché insomma tutto sommato era un ragazzo simpatico, molto buono, molto allegro. Ciao! E la barba! Le barba! Ciao! Ciao. Non ce l'ho mai avuta! Ma non è che è Genova! Sono venuta apposta! Ciao. Ciao! Ciao! Sei sempre più bella, eh? Grazie! Oh ragazzi, a occhio e croce siamo tutti migliorati, eh? Ma vi ricordate come eravamo prima? Ammazza! No, Luca, c'è un'eccezione che conferma la regola. Tu mi dedichi a quello. Non c'hai 30 secondi. Te do una settimana. Io ridevo molto, per esempio, con le battute su Fabrice, su Fabio Traversa, no? Diciamo la vittima del film, che lui imperterrito subiva tutto, sai, per me era una cosa nuova. Due o tre battute tipo Marendo, chi dovresti da essere, penso che è rimasta epica, ma non solo quella, altre, insomma. Fabrice, ma ci vuoi dire che cura hai fatto per ridurti così? Non è possibile! È tremenda, è da denuncia. Uno non si può presentare ridotto così. Devi mandare un certificato. Ma d'ufficio di genere. Dai, basta ragazzi, per favore, smettetela che s'offende, dai. No, falli divertire, si divertono così. No, de profilo no, non lo posso vedere. Portatelo, zio. Eccomi qua. È terribile. Divertitevi. No, tempo. Dai, scherziamo. Ma dai, su, ma io scherzavo, Certo, ma sei pesante. Dai, su, proprio. Ma sei pesante, come sei? Oh, io sono fatto così, a battuta mi piace, non te posso fare niente. Io mi sono molto ispirato alla scena in cui sparisce una grappetta porta soldi d'oro, un fermacarte d'oro che viene rubato a Bernabucci, che è una delle scene più belle del film. Lo dico per la prima volta forse, mi sono ispirato al bidone di Fellini, che era un film che a me piacque tantissimo ed ebbe poco successo col pubblico, e dove a un certo punto Franco Fabrizi ruba un accendino d'oro dalla borsetta di una signora, e mentre sta andando via il padrone di casa, che è una specie di malandrino, gli fa: c'è la signora che che non trova più l'accendino d'oro. Non è che per caso, allora Franco Fabrizi bravissimo, io accendino d'oro, ma che scherzo, a me mi chiedi, dai, di che hai scherzato, dai. È una scena di una drammaticità, di uno squallore incredibile. Allora alla fine di che hai scherzato, ma questo mi accusa per preso l'accendino d'oro, ma io non ho mai visto questo accendino d'oro, ma che ti pare che io metto la cosa, ma... Però diventa piano piano rosso, dai, tira fuori l'accendino, di che hai scherzato, dai, ti perdonavo, forza, dai. Ma qua l'accendino, di che hai scherzato, ma l'Italia con la scherzata, di che hai scherzato e finisce qua tutto. Ah, c'è Franco Fabrizi che fa, ho scherzato. A quel punto tutti quanti zitti, e lui che fa, comunque grazie, la festa era stupenda, è stato uno scherzo. Va via, col silenzio gli chiudono la porta. Se c'è uno spiritoso le ricacci e se siamo divertiti. Ma non è possibile. Allora, se lo spiritoso non c'è, mi tocca chiamarlo in un altro modo. Finocchiaro, ma perché ci hai presi? Mi avete catturato quattro piotte, siete tutti bravi. Grazie, va, bella serata. Le 200.000 più 300.000. Poi
mi hanno tagliato i capelli davanti, perché io ho i capelli molto lunghi, e ho lasciato i lunghi di dietro e mi hanno tinto completamente di biondo. Che poi mi ricordo che io in quel periodo c'avevo i miei figli e Maria Rosa che stavano in Sardegna, quindi nel weekend prendevo l'aereo e andavo a trovarli, e arrivavo biondo platino con mia moglie che si vergognava. Allora mi facevo la coda come Fiorello. Non c'hai le gambe, ma c'hai un gran culo. Non direi, a 2,9. 2,9. 2,9. 2. Tutti i film di Carlo hanno questa 9, sono dei film che fanno ridere, ma poi fanno anche pensare, e sono sempre dei film con una sotto, sempre una nota malinconica che li accompagna, perché racconta la realtà. E molte volte il dramma è molto comico, e questo è Carlo Verdone, è maestro nel cogliere queste note. È certo che il problema dell'assistenza agli invalidi in Italia è veramente notevole, perché c'è una totale assenza di strutture. No, volevo sottolineare. Ma sì, buono, tardi. Il signore, vieni, raccontami. Io ho trovato degli antichi cogli. Guarda che ho trovato, guarda. Che? È un sonnifero di quelli duri duri. Per Postiglione, lo volevo fatta c'è. Con questo lo sdraiamo per tutta la serata, il minimo, no? E vai! Però mi ricordo che mangiavamo tutti insieme ed era un po' come stare a scuola, perché Carlo è quello poi bravissimo, perché a parte che è un uomo molto disponibile, quindi non fa mai il divo, è un uomo semplice. Però ci mettavamo tutti intorno a questo tavolo e mangiavamo insieme, come a scuola o nel doposcuola. Era divertente, ognuno ti raccontava un aneddoto, ognuno raccontava una cosa. È stato un bel periodo. Poi era un film difficile per Carlo regista, perché sai, è tutto un film che si svolge dentro una casa, dentro una villa. E quindi sai, la macchina da presa, una volta la metti per terra, una volta la metti sopra, una volta fai il carrello, una volta fai il dolore, poi alla fine non sai più dove metterla. E invece il film in questo non ha mai un lago di noia, è sempre, oltre a avere un testo bellissimo, la macchina da presa si muove continuamente. Pronto? Sì, un momento. Che è Villa Scialoia questa? Sì, signora, mi dica. La moglie di Ruffolo! È la moglie del Patata. La moglie del Patata? È arrivato il Patata? No, ancora non si è visto. Il Patata. No, signora, mi dispiace, ma ancora non si è visto. Ecco, gli mi mancava. Ho capito, c'ha una voce terribile. Sì. C'è anche un ragazzino che piange. Pure. Senta, signora, ma da quanto tempo è partito? E allora a questo punto stiamo in pensiero anche noi. No, guardi, non si preoccupi, appena arriva il Patata, la faccio richiamare. C'è il ricordo, ad esempio, di Piero Natoli, che adesso poveraccio non c'è più, e che veniva preso in giro da me e da Carlo, perché lui faceva tutti i film d'autore, quelli impegnati. Allora ci prendeva un po' in giro, un po' per il culo, perché noi facevamo un cinema più comico, più della commedia, ed era invece un uomo dolcissimo, era una bravissima persona, che non bel ricordo che c'ho di Piero. E faceva benissimo, faceva un bel personaggio, insieme a Leonora Giorgi. E poi gli altri erano amici, perché insomma Giorgio ci ha fatto un sacco di film anch'io. Insomma, era una bella scampagnata. Non sembrava di fare un film. Chi vince? Faresti prima di chi perde. Vedo. Bravo Lino. Sai che c'è la famosa partita a carte a scopa di tra papà e il ragazzino, e il ragazzino vince continuamente, e questo c'ha questo tono smargiasso, poi alla fine a un certo punto butta le carte in una maniera particolare che a Carlo Verdone gli era piaciuto, e mi ha detto: senti, perché non mi getti in aria queste carte a quella battuta come faceva tuo padre? E noi abbiamo fatto una citazione, diciamo, tra virgolette. E mi ricordo che rubai questa cosa a papà perché me lo chiese Carlo. Oh, noi siamo stati tutto il tempo qua fuori, Vero? Sì, ci siamo stati anche un po' troppo. Ma come troppo? Ma no, dai, ancora un minuto, no, vieni. Luca, un minuto, basta! La villa e Piero Natoli, che purtroppo non ci sono più, però sono contento alla fine che
questa pellicola che ha tanto successo, è riuscita così bene, insomma, li fa ancora vivere in qualche modo. Poi io devo dire una cosa, che io mi sono accorto mentre che giravo il film, perché io leggendo la sceneggiatura non mi ero reso conto che ero uno dei protagonisti più importanti del film. Quando l'ho girato, vedevo che chiudevo tutte battute bellissime e poi me ne sono reso conto al cinema quando l'ho visto, insomma. Ah, c'è pure chi c'ha il coraggio di parlare di sta crosta. Ma che scherzi? Infatti c'è pure chi dice, se c'è Zinne Viola, di che colore c'avrà il culo? Sì, turchese. Aspetta, Walter. Io lunedì devo coprire un assegno, va bene? Di quelli pesanti. Facciamo 10. 8. Ma che stai a dire, Adoni? 4. Me daresti un po' d'ossigeno. Adoni, ma che me lo so là proprio a me? Walter, io ti giuro. Ma non giurà, lascia perdere, ma noi di che sei ridicolo. La prima è stata al Metropolitan, cinema pieno. Mi ricordo Carlo Verdone salì sul palco del Metropolitan, io ho una paura pazza, dico, mo, cioè, chiama qualcuno, mi chiama pure a me, io ero molto emozionato. Anche perché l'impatto col pubblico, io il film l'avevo visto in proiezione privata, sai, ma quello che conta è l'impatto col pubblico che paga. Ovviamente all'arrivo, alle prime battute, il cinema è esploso in grandi risate, e che io, cioè, ho dovuto rivederlo un'altra due volte per riuscire a vedere bene il film, perché non riuscivo, una grossa emozione comunque. Ma sei sicuro? Stavano dentro a sta grappetta d'oro di Cartier, che tra parentesi vale molto più dei 400.000 lire. Fammi capire, la grappetta resta e il grano se ne va. Scusa, Finocchiaro, ma come ti permetti soltanto di pensare che tra di noi ci possa essere un ladro? Oh, dico, mica penserete che siamo stati noi. Ma t'ho detto niente a te. Lo so come vanno a finire queste cose. Poi la colpa è sempre dei camerieri. Ma falla finita, vattene. Tu credi che esistano ancora persone che si sputtanano per 400.000 lire? Ci credo sì, infatti, ma fregate. In ogni caso, Compagni di scuola resta il film più difficile della mia carriera anche dal punto di vista fisico, perché era un film dove io dovevo badare sia a me stesso, alla mia recitazione, ma dovevo soprattutto badare altre 17 persone, altre 17 attori. Io credo di essere stato molto generoso con tutti quanti, tant'è che le mie scene le mettevo, tutte le scene che giravo, quasi tutte le mettevo per ultimo, io mi mettevo sempre per ultimo. Quindi c'erano delle scene che dovevamo girare di notte, quindi si cominciava a girare, pensare estate, si cominciava a girare quindi alle 10 di sera. Io giravo anche alle 3 e mezzo di notte. C'è una scena. Hai rimesso? Ma che ho rimesso? Solo con Ari. Non ho mangiato niente, non ho toccato niente. Se m'azzardo a toccare una di quelle penne, ma mi riempio di acido fino a qua. Scusa, ho smesso di fumare ogni tanto. Io quella scena, mi ricordo, l'ho girata alle 3:30 di notte, ero l'ultimo, tutti gli attori erano andati via, eravamo rimasti con la Cencio e qualche un altro, e mi ricordo che a malapena mi ricordavo le battute dalla stanchezza. Oh, lo sapete come si è espressa? Ha detto, gentilmente gli dica che mi richiamasse subito. Ho 35D. A Finocchiaro, ma come vuoi, ti è parata? Male, male. C'è un aneddoto interessante che mi ha fatto fare una risata tremenda, che nel film arrivavamo tutti, le ultime a arrivare erano la Giorgi con la Gallinelli. Entrano nel salone, io ero vicino al jukebox con un'altra, adesso non mi ricordo chi era, una del cast, e la Giorgi da copione, ciao come stai, ciao Finocchiaro, ciao, ciao qua, ciao là, ciao sotto, va a salutare, mi ricordo benissimo, Adina Cenci, che faceva la psicologa sul film, ciao ciao, inquadra Fabri, si fa, e te chi sei? Anzi, e questo chi è? Al che io già ero carico dalle battute che gli avevamo fatto, sono scoppiato in una risata tipo questa è andata avanti per un minuto proprio, veramente un po' mi è uscita perché la battuta era molto bella, un po', insomma.
tu? Chi sei? Io non sono nessuno. Nessuno. Vabbè, ma è un po' troppo, scusate, eh. Mi è capitato di rincontrare degli amici d'infanzia, rivederci dopo 15, 16, 20 anni, cioè ci siamo, tra virgolette, lasciati a 14, 15 anni, uno ha cambiato casa, sai, quello si sposa, ci siamo rivisti qualche volta e è ovvio che è tutto cambiato. Magari prima non c'avevamo una lira nessuno, tutti i ragazzi allo stesso livello, poi magari si presenta uno che è pieno di soldi, uno che ha un sacco di problemi, l'altro... E il menefreghista se ne frega altamente, quello che magari è commerciante, come succedeva con Cristian sul film, devo vendere un quadro, quello magari devo vendere un orologio, queste cose mi sono successe, il 90% è verità quella del film, perché è così, chiaramente alla fine dopo 20 anni ognuno se ne frega degli altri, insomma, ognuno pensa a se stesso, insomma, è, secondo me è pura verità quella.